Amici di Fano TV, siamo nel centro commerciale Fano Center perché questa mattina c'è un taglio del nastro, un'inaugurazione ufficiale, anche se è già aperta da qualche giorno. Come vedete alle mie spalle simboleggia il logo di ASET accanto a quello della farmacia comunale. Qui nella galleria dell'Ocean si apre ufficialmente un punto importante di distribuzione di farmaci, una farmacia comunale al servizio del territorio, al servizio dei clienti, al servizio degli operatori commerciali anche qui della galleria. Una apertura importante perché questa sarà aperta durante tutto l'orario di apertura del Fano Center, quindi un servizio aggiuntivo in un momento anche di festività dove c'è una certa frenesia, dove i tempi si accorciano e dove soprattutto si frequentano questi posti, e quindi accorciare le distanze e venire incontro alle esigenze della clientela è un must per ASET, e questa apertura si colloca in un più ampio prospetto di servizi che l'azienda offre. Qui naturalmente, oltre a buon cibo e a tutte le offerte commerciali che potete trovare, avete a disposizione anche da oggi una farmacia comunale con tutte le prerogative che questa comporta. Ci arriviamo? Sì. Vai! Okay. Vale. Percorso importante portato avanti con la coesione di tutti coloro che avevano voce in capitolo in questa cosa. Quel giorno del taglio del nastro siamo tutti contenti e felici, e va riconosciuto anche il merito di chi ci ha lavorato. Una bella squadra, speriamo di soddisfare le vostre aspettative, ce la mettiamo tutta e niente, siamo qui. Presidente, allora un'altra farmacia, un presidio territoriale importante in un luogo molto frequentato da tutti i fanesi e non soprattutto. Sì, noi siamo molto contenti di questa cosa, perché intanto direi di partire dalla fine. Noi abbiamo 5 giovani che hanno fatto i sacrifici e studiato per diventare farmacisti e hanno la possibilità di fare i farmacisti a Fano in questa realtà, e con l'aria che tira non mi sembra proprio nulla di scontato né di semplice. Per il resto il discorso della farmacia qui è una cosa a cui abbiamo tenuto molto, c'è stato un lavoro di squadra importante perché queste modalità con le quali si aprono farmacie in determinati luoghi come i centri commerciali presuppongono un lavoro di coesione, di insieme tra comune, tra regione, tra ASUR, tra direttori del centro commerciale, tra le varie ditte, tra i nostri collaboratori, e devo dire che è stato portato avanti un lavoro non scontato né banale e in maniera più che professionale, perché come potete vedere la farmacia prima di tutto è una bella farmacia anche dal punto di vista estetico, quindi gradevole, pronta appunto per ricevere le persone, che ti mette in uno stato d'animo interessante perché comunque è illuminata, bella, insomma è una bella, siamo molto soddisfatti di questo. Questa è una cosa a cui noi crediamo molto perché è intanto una risposta per gli operatori che fanno parte del centro commerciale, perché nel centro commerciale ci sono delle persone che fanno turni, inseguono sempre il quarto d'ora, e quindi avere la possibilità di avere questo servizio penso che prima di tutto faccia bene a loro. Poi fa bene a tutti perché qui noi abbiamo un punto nel quale 363 giorni all'anno, dalle 9 del mattino alle 21.30 della sera, è sempre aperto, a disposizione, quindi non c'è più la paranoia di vedere qual è la farmacia di turno, qui è aperta e c'è sempre. Ci interessa un altro discorso sulle farmacie comunali, perché noi quello che ci piace di più è il sistema delle farmacie comunali, inteso come un sistema che debba dare, essendo pubblico, quindi che appartiene ai cittadini, che debba dare anche qualcosa in più. Lavoriamo per quello, non solo per questa ma anche per altre farmacie. Inizieremo a dare dei servizi aggiuntivi, ci stiamo lavorando, ci sono delle sorpresine. Nel frattempo vi diciamo insomma che questa era veramente la ciliegina che ci aspettavamo, perché il posizionamento è un posizionamento estremamente interessante, quindi ci sono delle aspettative molto alte e un riconoscere che in qualche modo questo servizio è un servizio che potrà far bene a tutta la collettività. Thank you.
direi che sulla crucialità di questo servizio in un centro commerciale non ci piove. Era un po' qualcosa che mancava, sì, no? Nell'offerta completissima che avete qui in galleria. Sì, l'apertura della farmacia, che aspettavamo con una grande attesa, va a ampliare un po' tutto il pacchetto servizi all'interno del centro commerciale. Un'offerta che diventa, con l'apertura della farmacia, completa, e per noi è un motivo d'orgoglio anche che un ente comunale, un'azienda del territorio abbia investito sul centro commerciale affinché potesse ampliare questa offerta. Ecco. Ecco, a vantaggio non solo dei clienti ma anche degli operatori interni, delle maestranze. È un quid in più che risolve tanti piccoli problemi della quotidianità. Diciamo che il vantaggio di avere una farmacia all'interno del centro commerciale è che comunque siamo aperti dalle 9 alle 21, anche festivi, il sabato e la domenica, quindi chiunque voglia approfittare dell'apertura della farmacia può trarne vantaggio. Ecco. Andate incontro a un periodo di tenso lavoro, questo qui delle festività, perché chiaramente gli acquisti, le occasioni si moltiplicano, quindi insomma un'offerta aggiuntiva in un periodo che sicuramente è di intenso lavoro per voi. Sì, un'offerta aggiuntiva, un servizio aggiuntivo, poi ci sarà un grande movimento all'interno del centro commerciale, quindi una visibilità completa anche per la farmacia, siamo soddisfatti comunque. Abbiamo aperto il centro lo scorso anno, ad un anno dall'apertura del centro, ora ci siamo anche con la farmacia, quindi i nostri clienti penso siano soddisfatti. Allora, la farmacia negli anni è profondamente cambiata, anche il ruolo del farmacista, noi siamo abituati a immaginarlo, a pensarlo nel retro bottega con le sue preparazioni e pozioni galeniche, insomma adesso è diventato più un lavoro di front office a contatto col pubblico, quindi insomma qui siete, penso che più a contatto del pubblico di così non si può, giusto? Esatto, infatti quello che noi vogliamo cercare di fare è di dare sia sicuramente la professionalità che ci caratterizza, ma anche servizi in più, cercare di accontentare il cliente al meglio con tutte le sue esigenze, dando insomma la nostra professionalità ed esperienza. Esatto, voi vedo che siete un bel gruppo di giovani, coesi, esatto, tutti volenterosi, esatto, insomma. Siamo una bella mettere, squadra. Esatto, mettere a frutto tutta la vostra professionalità e insomma il background di studi che avete fatto. Sì, insomma, sì. Il contatto col pubblico è importante. È quello, esatto. Un rapporto di fiducia, vengono sì, da voi, vi chiedono consigli. Sì, al primo posto c'è sempre il cliente, il paziente che ha bisogno di consigli, ognuno ha problematiche diverse che non devono essere assolutamente prese sotto mano, quindi diamo massima attenzione. Massima attenzione per tutti. Sì. Poi questo è un periodo in cui, viste le temperature, insomma il da sì, fare c'è. Sì, l'influenza dietro, no? L'angolo, sì, esatto. Ognuno un po' l'automedicazione, cosa prendo, cosa non sì, prendo, esatto. Dottoressa, insomma, quindi insomma, avrete il vostro il nostro da bel da fare, ma siamo ben contenti di farlo, ecco. Speriamo comunque di dare quello che le persone si aspettano, ecco. Bene, allora in bocca al lupo a lei. Crepi, grazie, arrivederci. Sindaco, allora, di servizi a vantaggio della cittadinanza e del cittadino non se ne hanno mai abbastanza, come di farmacie, e questa è un'aggiunta che sicuramente renderà più agevole un periodo di feste come questo anche la vita quotidiana di tutti noi. Sì, bisogna sempre avvicinarsi sempre di più ai cittadini, creare sempre migliori servizi, moltiplicarli, aumentarli per migliorare anche la qualità della vita. Poi quando parliamo di farmacie parliamo di medicinali, quindi parliamo di tanti altri aspetti. Ma mi piace anche pensare che le farmacie sempre più devono diventare un punto di riferimento anche per altri servizi, tant'è che stiamo già progettando un'estensione di altri servizi legati alla sanità e non solo, perché possono essere anche un riferimento con l'amministrazione comunale, quindi possono essere dei luoghi sparsi per la città per ovviamente soddisfare le esigenze delle medicine ma anche per altri servizi su cui stiamo lavorando. Oggi è una bella giornata, questa è una
sperimentazione, è anche una sfida in un centro commerciale inserire una farmacia dove vengono tante persone anche non dalla stessa città, quindi siamo soddisfatti, siamo contenti e ancora una volta il pubblico dimostra di essere lungimirante e di non guardare soltanto all'ordinario. Ecco, l'ASET, l'azienda comunale, sta svolgendo un ruolo importante in questi anni nello sviluppo dei servizi a vantaggio della città, anche del miglioramento energetico, insomma si sta rivolgendo a 360 gradi su tutti i fronti del pubblico e quindi sta svolgendo un ruolo cardine nella città. Sì, sta dimostrando di essere all'altezza della situazione, tant'è che noi abbiamo con tutte le nostre forze, con tutta la nostra volontà, fatto quell'operazione anche di fusione per rendere un'azienda sempre più forte sul nostro mercato, se così lo possiamo chiamare. È un'azienda che funziona in termini di qualità e di servizi, poi ci si può sempre migliorare, questo è fuori di ogni discussione, però effettivamente anche il gradimento della cittadinanza nei confronti dell'attività di ASET è molto alto, perché ogni anno viene verificato e questa presenza, che è una presenza tutta pubblica, è una garanzia per noi, una garanzia per il cittadino, e come si vede, quando c'è il pubblico che è professionale, è capace e ha un'azienda come questa di cui siamo orgogliosi, possiamo anche osare di più.